Ciao, eccomi tornata con il video dei tanto ambiti premi del concorso. Allora, ovviamente mi sto riferendo al mio concorso Ma fammi ridere, che ovviamente è un po' una parodia del Ma non farmi ridere, nel quale dovete appunto farmi ridere, ovviamente, nel caso non si fosse capito. E che scadrà il 10 di febbraio, lo ricordo, metto il video con le regole di questo concorso qua sotto. I video di partecipazione al mio concorso devono essere messi sotto al video delle regole, quindi non sotto a questo, no, sotto a questo no, a quello delle regole, mi raccomando. Allora, partiamo con i premi. Alcune cose vengono dal sito My Body Soul, che vi metto qua sotto. E alcune cose le ho acquistate io, altre cose me le hanno mandate loro in omaggio, quindi insomma, adesso non vi dirò precisamente quali e quali, però comunque sappiate che non tutto è stato acquistato da me. Quindi detto questo, partiamo. Il terzo classificato si porterà a casa una palettina della Pixi, che trovate su My Body Soul, che contiene queste cosine qua. Ve la faccio vedere aperta, vedete, è fatta tipo portafoglio, è molto molto carina. Ecco qua, qui c'è la palettina, qui ci sono i pennellini, non apro la palettina per questioni di igiene, comunque questa. Poi della Beauty UK, questo è sigillato, chiuso, quindi non lo apro, un quad di ombretti sulle tonalità naturali. Una crema mani della Pilogen che io adoro assolutamente, in versione da 40 ml, questa è alla pesca. Un glitter explosion della Beauty UK verde. Uno smalto bianco della Barry M, con questo potete anche farci la French ovviamente. Questo è il numero 66 matte white. Anche quello lo trovate su My Body Soul, come questo che è il mini ribbon gloss di Pop Beauty, molto carino, guardate, dentro tre gloss differenti. Poi un matitone glitter sticks della Pop Beauty verde, una matita della Bourjois di questo bellissimo colore, questa ce l'ho anch'io, vedete, è un azzurro molto intenso. Un blocchettino della Sephora che dovrebbe essere un carnet shopping, come c'è scritto qua. Infatti vedete, potete metterlo anche in questa posizione, molto carino con il cagnolino. Poi una balistica di Lush, in particolare la Magia delle Spezie, vedete, ve la faccio vedere così perché non la voglio toccare. Due campioncini di sapone Lush, abbastanza grossini tra l'altro, che sono quello al mandarino che è uscito in occasione di Natale e l'altro buonissimo che è uscito per Halloween, che però sta continuando, quindi c'è ancora nei negozi. Buonissimi tutti e due secondo me. Poi si porta a casa dei glitter della Leishi, che è una marca della quale vi parlerò, troverete comunque video su questa marca su YouTube, li trovate soprattutto da ragazze americane, comunque glitter della Leishi. E poi una serie di campioncini, c'è la Vichy, c'è la Omnia Botanica, c'è un campioncino della Sephora. E questo è il terzo premio, quindi ovviamente quello più contenuto. Adesso andiamo crescendo. Per quanto riguarda il secondo classificato, si porta a casa una crema mani della Mineral Flowers, che è una marca naturale venduta da Sephora, della quale vi parlerò. Questa è la crema mani ed è da 100 ml, quindi è bella grossina. Poi una palette di ombretti, che trovate sempre su My Body Soul, questa è la Shimmer Eyeshadow Color Palette, è da 15 ombretti e ve la faccio vedere aperta senza fare danni, eccola qua, 15 colori, uno più bello dell'altro, scusatemi se
un pochino di polvere è andata in giro, però è assolutamente nuovissima ovviamente. Ecco qua tutti i colori. Le cialde sono belle grandi, tra l'altro, sono 15. Pennello della Royal per il fondotinta, io questo ce l'ho ed è veramente ottimo. Uno dei migliori secondo me che ci siano in circolazione. Poi anche questo da My Body Soul, un rossetto Watershine Elixir di Maybelline, questo è praticamente neutro. Poi un ombretto della Essence, io mi scuso perché ho fatto un grandissimo casino, cioè c'era il prezzo sia davanti che dietro, io davanti l'ho tolto come vedete, dietro anche, però mi è venuto via anche un pezzo di etichetta. Quindi scusatemi, vi assicuro che è assolutamente nuovo, è il numero 12, IP Flare, è un Metallic Effect, e vedete voi stessi che non ha ditate, niente di tutto ciò, è assolutamente nuovissimo. Molto bello tra l'altro come colore. Poi un campioncino di una crema viso Lush, tre limette di Sephora della Chupa Chups, troppo carine, quando le ho viste ho detto queste le prendo. Blush della Beauty UK, sempre che potete trovare su My Body Soul, è il numero 7 ed è questo bel rosa che penso possiate usare praticamente tutte perché secondo me va bene su tutte le carnagioni. Matita Duo della Elizabeth Arden, rosa e verde. Smalto Show Your Fit di Essence, colore stupendo secondo me questo. È il numero 10 in The Jungle. Anche per il secondo classificato dei glitter della Leishi, questi sono argentati e multicolor, veramente belli. Poi Lush invece, il sapone fate voi, un pezzo del sapone fate voi, che sta di Amarena. E anche per il secondo classificato una magia delle spezie, che è praticamente la mia balistica preferita. Poi campioncini vari, c'è una maschera per capelli, anche qui c'è la Vichy, c'è la Biotherm, c'è Sephora, c'è l'Yves Saint Laurent, insomma vari campioncini. E per finire ve li metto anche questi tre campioncini, anche se in realtà non lo sono, perché non li ho acquistati io, cioè mi sono stati regalati, sono di Dior. Erano in una confezione con il profumo Pourpoison, quindi prendeteli come dei campioncini perché appunto non li ho pagati. Sono il gel doccia e la crema idratante alla profumazione appunto Pourpoison di Dior. Sono entrambi da 50 ml. Questi erano i premi per il secondo classificato, adesso andiamo al tanto ambito primo premio. Partiamo con la carrellata, sono veramente tante cose. Come potete vedere ho cercato di variare perché insomma così riesco un po' a andare incontro ai gusti di tutti, quindi ho cercato di variare sia come marche che come tipo di prodotti. Partiamo quindi con i premi per il primo classificato. Il primo classificato si porta a casa una palette da 28 colori che trovate sempre su My Body Soul e ve la faccio vedere aperta, è questa qua, anche qui scusatemi, alcuni colori si sono un po' impolverati, però ripeto, è assolutamente nuovissima, ci mancherebbe. Questi sono i colori, sono veramente belli secondo me. Trovate dei colori matte, dei colori shimmer, molto carina comunque, le cialde sono belle grosse. Quindi è da 28 per 65 grammi di prodotto in tutto. Poi, palettina della Pop Beauty, molto carina secondo me. Guardate, ha praticamente 8 blush, quindi ce n'è per tutti i gusti, è uno più bello dell'altro tra l'altro, ed è della Pop Beauty. Poi, della Elizabeth Arden, un Shimmer Cream Eyeshadow. Questo è il Bronze Beauty, quindi un color bronzo, ed è nel tubettino così. Sono più di 11 grammi.
Poi sempre Elizabeth Arden, il Eight Hour Cream, che è praticamente un balsamo labbra protettivo con la protezione 15. Ho trovato della pupa all'outlet della pupa di Serravalle a quale sono andata, l'eye designer numero 17, che vi faccio vedere perché secondo me sono troppo carini questi qua. Praticamente è fatto così, si apre e c'è l'ombretto, ho scelto dei colori, insomma un rosino e un bianco che penso che bene o male lo usino un po' tutte, con questa spugnettina voi in teoria lo passate sulla vostra palpebra e vi lascia giù entrambi i colori, quindi in pratica avete un trucco quasi già finito, ecco. L'ho presa anche per me, vi saprò dire come mi sono trovata, però ho pensato di prenderlo anche per voi. Poi si porta a casa un Body and Massage Milk della Mineral Flowers, sempre di Sephora, confezione gigante da 200 ml. Poi si porta a casa la saponetta alla lavanda di Fitocose, assolutamente naturale, voi sapete che io Fitocose la adoro. Poi per quanto riguarda l'ash si porta a casa una Think Pink, uno spumante Milli Vanilli, eccolo qua, che erano quelli usciti per Natale. Poi una crema mani, Helping Hands, in italiano è Mani A, molto comoda da portare in borsa perché ha praticamente lo spruzzino, sempre di Lush ovviamente. Poi della Essence, lo smalto numero 5 Metal Battle della collezione Metallics. Poi della Pixi, quindi My Body Soul, un eyeliner nero, un eyeliner liquido, e della Bourjois una matita marrone per gli occhi ovviamente. Poi della Aiko il Saucy Polish, quindi uno smaltino di un rosso molto acceso, molto molto carino. Poi una marea di campioncini, anche qui c'è la Vichy, c'è l'Yves Saint Laurent, c'è lo shampoo della Lavera che io amo, che è quello volumizzante, c'è l'Argania con una crema viso, anche un altro campioncino di Sephora, c'è la Elan, insomma campioncini vari. E per finire un regalo offerto da una persona che mi segue, una ragazza molto molto carina, il suo nick è Cocca1981 e lei realizza dei gioiellini molto molto carini, ha un sito sul quale li vende ovviamente, che vi metto qui sotto nell'info box, e ha pensato di mandarmi dei premi per il mio concorso. Mi ha mandato una parure, quindi con orecchini e collana, devo dire molto belli, e quindi la do al primo classificato, quindi il primo classificato oltre a tutto quello che ho detto si porterà a casa anche questi. Io apro almeno la collana perché voglio farvela vedere bene. Comunque gli orecchini sono questi, vedete, con le farfalline, veramente carinissimi, e la collana è questa qua con, vedete, le stesse farfalline praticamente, fatta così, e guardate che carina la chiusura, è sul fianco ed ha questa fantasia molto originale, veramente carinissima la chiusura posizionata in questo modo secondo me. Comunque questa è la collana. Quindi io ringrazio Cocca per aver contribuito, insomma, alla premiazione del mio concorso. Io spero che vi piacciono i premi, spero di essere riuscita, insomma, a inquadrare i vostri gusti, spero che vi piacciono anche i gioielli realizzati da Cocca, andate a vedere il suo sito. E niente, io ho finito, spero, ripeto, che vi piaccia tutto. Mi raccomando, impegnatevi per il concorso e ricordatevi che lo scopo non è vincere, ma è partecipare e soprattutto divertirsi, perché penso che con un concorso di questo tipo sia inevitabile divertirsi.
Quindi io spero che vi piaccia il mio concorso, spero che vi piacciono i premi. Vi mando un mega bacio e alla prossima. Ciao!